veramente per terra. Ma che cosa stai dicendo? Ma noi siamo già una portiera. Ma noi siamo veramente portiera, noi non riusciamo a pagare. Sono qui contro la macchina, ma sono come dalla vostra parte, come voi. Né più né meno. Prima che volevo entrare prima dentro, che non ho lasciato di entrare. Certo che volevo entrare. Allora perché... non dice che faccio dalla parte vostra. La rabbia dei lavoratori contro la dirigenza dell'azienda è palpabile. Perché il 31 marzo, dopo 90 anni di attività, la Tessiture di Nosate, storica azienda di Santo Stefano del Ticino, chiuderà i battenti, dando il ben servito a 106 lavoratori. Un annuncio shock improvviso che nessuno si aspettava. E alla notizia i lavoratori hanno subito risposto, in primis con il blocco della produzione e questa mattina con un presidio fuori i cancelli aziendali. 106 famiglie in mezzo alla strada, con bambini. Da settembre a dicembre abbiamo fatto 48 ore la settimana. Bambini piccoli a casa, abbiamo fatto sacrifici per venire qui anche al sabato a lavorare. E questo è un ringraziamento. Che non puoi in 20 giorni buttare fuori 106 persone. 106 persone in strada. Ma dove andiamo a vivere, a mangiare? Ma dove si va a finire? Ma dall'oggi al domani? Ma si devono solo vergognare. Dov'è la proprietà? Dov'è? Dove sono? Sono al mare? Sono in Australia? Dove sono? Dove sono? A farsi belli? Alla faccia nostra? Ci hanno illuso fino alla fine, anche a Natale, far la festa del 90°. Noi una cosa del genere non ce l'aspettavamo mai. Noi donne, che comunque abbiamo un'età, che se vai a cercare un lavoro te lo danno per 2 o 3 mesi, o se no ti dicono che sei vecchia, o se no ti dicono che è così. Cioè, non abbiamo ancora realizzato bene, comunque si sono comportati veramente da persone scorrette. Lavoro solo io, mio marito è a casa da 7 anni e adesso mi ritrovo senza un lavoro, con un marito e 2 bambine piccole. Ecco la situazione com'è. E allora non gliene frega niente di noi. Io dal 1° di aprile sono in mezzo alla strada, monoreddito con un figlio di 13 anni da mantenere. Vado dal signor Fossati a maggio ad aprile a farmi pagare il mutuo, i libri della scuola di mio figlio. Che futuro gli garantisco? Io come tante altre mie colleghe qua dentro. Anch'io 2 bambini piccoli, dal mese prossimo saremo tutti a casa. Li porterò a casa sua a mangiare, visto che non so come fare. Siamo tutte separate, divorziate con famiglie, c'è chi è mutuo, bambini da mantenere, cosa facciamo? Cioè così dall'oggi al domani su 2 piedi ci lasciano a casa? Io qua dentro lavoro con mio marito in 2, c'ho 2 figli, c'è il mutuo, c'è la macchina da pagare, c'ho anche un vecchietto a casa di 90 anni e dove vado a finire adesso? Dove vado a mangiare? I figli adesso li sbattono fuori dalla scuola perché non sei riuscito a pagare la quota, la mensa dei bambini a mangiare. E cosa faccio adesso?